amici e bentornati sul canale. Come avrete già letto un po' dal titolo, in questo video ho pensato di raccogliere diversi tutorial e un po' di trucchetti per permettervi di personalizzare il vostro Mac come più vi piace. Ho diviso tutto il video in capitoli, quindi se c'è qualcosa che già sapete potete scegliere qui sotto di guardare direttamente il tutorial che vi interessa. Se invece vi interessa tutto il video io sono super felice. Ma bando alle ciance, vi chiedo soltanto di lasciare un like al video come supporto iniziale e cominciamo. Qui con me ho un MacBook Air da 15 pollici che mi è appena arrivato e come vedete ho aspettato proprio voi per personalizzarlo, quindi mettete mi piace. Ora il primo tutorial che vediamo insieme è come personalizzare lo sfondo. Per comodità io gli sfondi li trovo tutti su Pinterest. Quelli che userò in questo video li trovate tutti qui sotto in descrizione nel mio canale Telegram. Lì ne salvo sempre tantissimi, quindi se vi va iscrivetevi. Altrimenti se volete cercarne altri potete cercare qua sopra desktop wallpapers e ne troverete veramente di ogni tipo. Quindi andiamo subito a cercarne uno. Mi piaceva tantissimo questo qui, infatti me lo sono già salvata. Per scaricarlo vi basta cliccare i tre puntini qua in alto e selezionare scarica immagine. Da qui poi mi viene molto comodo cliccare la freccetta qua in alto e spostare proprio l'immagine sul desktop in questo modo. Ora andiamo subito ad impostarla come sfondo, quindi tasto destro e clicco qua sotto imposta immagine della scrivania e voilà, guardate che differenza. Devo dire che mi piace tantissimo. In questo caso ho scaricato lo sfondo da Pinterest, ma se preferite crearlo voi da zero, vi lascio qua sopra nelle schede, non mi ricordo se compaiono a destra o a sinistra, comunque, vi lascio qui sopra nelle schede il tutorial su come creare uno sfondo proprio da zero. E per qualsiasi dispositivo, quindi sia per computer, telefoni, tablet, quello che volete. Ora che abbiamo sistemato lo sfondo, direi di passare al secondo consiglio. Quindi, prima di tutto inizio a creare delle cartelle. Ok, come vedete sono molto piccoline rispetto allo schermo perché questo MacBook Air ha uno schermo veramente grande. Quindi se preferite averle un po' più grandi vi basta selezionarle tutte, cliccare Command e il più. In questo modo già le vedrete più grandi, eccole qui. Se le volete ancora più grandi potete cliccare di nuovo Command più, altrimenti se non vi piacciono Command e il meno. Devo dire che questa grandezza secondo me è ottima, quindi vado già a posizionarle e ne approfitto per farvi vedere che ho scelto questo sfondo apposta perché mi permette di organizzare le cartelle in un modo insomma un po' più creativo. Ora spostiamo subito la foto dello sfondo nelle foto, così la togliamo da lì e da qui vi faccio vedere come poter personalizzare queste cartelle. Per farlo dovrete andare su Safari o su Google, come preferite, cercare qua sopra cartelle Mac PNG. Mi raccomando, ricordatevi sempre di cercare PNG. Ciò significa che l'immagine avrà lo sfondo trasparente. Da qui andate su immagini. Comunque non preoccupatevi perché tutte quelle che trovo le salvo sempre sul canale Telegram che trovate qui sotto in descrizione. E da qui potrete scaricare tutte le cartelle colorate che vi piacciono. Dovete solo fare attenzione a una cosa. A noi ci serve che la cartella abbia lo sfondo trasparente, se no quando la andate a impostare si vedono i bordi bianchi. Come si fa a capire se sono trasparenti? Generalmente quando si vede già qui che sono trasparenti è falso. Non è vero che sono trasparenti. Mentre quando hanno un piccolo bordo bianco, come in questo caso, e quando l'aprite diventa trasparente, allora questo è realmente un PNG, è realmente con lo sfondo trasparente. Infatti, se io la vado a selezionare e trascinare sul mio desktop, vedete che è trasparente e la salvo qui, la salvo sul desktop. Io ho tre cartelle, quindi vado a cercarmi altre immagini. Vado qui sotto, così faccio un po' prima. Mi piace anche questo colore, devo dire, molto. Anche questo è un PNG, quindi lo trascino sul desktop. Me ne serve un'altra ancora e questo marroncino direi che assomiglia molto al mio profilo Instagram, quindi perfetto, aggiudicato. Sempre lo seleziono e lo porto qui sul desktop. Se invece volete fare qualcosa di un po' più particolare, vi basta cercare qua sopra nella barra di ricerca, ad esempio, stella. Mettiamo una stella e sempre ricordatevi il formato PNG. Do invio e vediamo che immagini ci propone. Eccole qua, anche qui come vi ho detto prima dove è già trasparente non è vero, è falso. Quindi andiamo a provare la prima. Se diventa trasparente, ok, è diventato trasparente quindi perfetto. La vado a prendere e trascinare sullo schermo così vi faccio vedere cos'altro potete combinare. Direi che ci siamo, mi bastano per il momento queste cartelle, ora vediamo come modificarle. Vi basterà cliccare sulla cartella, poi tasto destro e ottieni informazioni. Cliccando qui vi si aprirà questa piccola scheda. Non dovete toccare questa immagine qui sotto, ma questa qua sopra, quindi la selezionate. Ve lo sposto così vedete meglio e semplicemente trascinate l'immagine qua sopra. Voilà! Fatto! Vi avevo promesso che era semplice e semplice è stato. Ok, quindi prima cartella personalizzata, andiamo a personalizzare anche le altre. Questa la sposto su foto così non è ingombrante. Ad esempio questa del lavoro io voglio personalizzarla con questa stella. Come devo fare? Clicco sempre sulla cartella, tasto destro, ottieni informazioni e trascino la stella qua sopra.
nell'immagine. E voilà, guardate che carina. Questo è super originale secondo me, vi do la mia parola. Non ci resta che personalizzare l'ultima cartella. Qui vi farò vedere un altro metodo per modificare la cartella, perché mi è successo diverse volte che questo metodo che vi ho appena fatto vedere non funzionasse. Quindi se questo che vi ho fatto vedere non funziona, cliccate sempre sulla cartella, tasto destro, ottieni informazioni, scegliete l'immagine con cui volete sostituire questa blu, la cliccate due volte, la selezionate tutta, così, e poi cliccate Command C per copiare, chiudete pure l'immagine, cliccate qua sopra dove appunto dobbiamo modificare la cartella, Command V per incollare. Ed ecco qui un altro modo per modificare le cartelle se quello che vi ho fatto vedere prima non funziona. Direi che abbiamo concluso, quindi le sposto qui, questa rosa la tengo perché mi piace un sacco. E già così guardate che Mac carino che abbiamo creato. Chiaramente io vi ho fatto vedere solo due cartelle e una stellina, ma su Google potete veramente cercare qualsiasi immagine, qualsiasi forma e qualsiasi linea vi piaccia. L'importante è sempre che sia PNG, altrimenti se non la scaricate in PNG si vedrà il contorno e non è carino. Fatto questo direi di passare al terzo consiglio, ovvero gli sticky notes. Vedete così sembrano, cosa sono? Non sono altro che dei post-it che possiamo appunto inserire nel nostro desktop. Ed essendo anche loro molto carini da vedere, vi faccio vedere come inserirli e come modificarli. Per aggiungere i post-it vi basterà cliccare qui sotto sul launchpad, poi su altro e poi cliccare su memo. Ed ecco qui il nostro post-it. Lo posizioniamo dove più ci piace, ad esempio qui sopra. Qui ci scrivo la mia to-do list di oggi e vi faccio vedere come potergli cambiare il colore. Vi basterà andare qua sopra su colore e avete già a disposizione questi qui preimpostati. Io ad esempio lo voglio rosa ed eccolo qui. Se invece volete cambiare il font, lo selezionate, cliccate sempre in alto su font, mostra font, e qui ne troverete veramente tantissimi. Ad esempio a me piacciono molto i font tipo macchina da scrivere, quindi inserirò questo, e qui avete anche le dimensioni, quindi se lo volete fare un po' più grande, un po' più piccolo, vi regolate voi insomma in base ai vostri gusti. Chiudo e abbiamo già la nostra nota molto carina sul desktop e su cui appunto potete interagire perché ci potete scrivere quello che più vi serve. Ci piace. Ok, credo di essere arrivata al quarto consiglio, suppongo. Comunque, quarto consiglio che in realtà è più un trucchetto per personalizzare il vostro Mac, è l'opzione per nascondere automaticamente il dock, quindi tutte queste applicazioni che vedete qui sotto. Infatti attivando una semplice spunta potete metterlo automatico, sempre se così vi piace. In questo modo il desktop risulterà molto più carino. Per farlo vi basterà andare nelle impostazioni di sistema, cliccare poi su dock, scrivania e dock, e qui troverete la spunta su mostra e nascondi automaticamente il dock. Io la attivo, in questo modo vedete è andato via, si è nascosto. Quindi chiudo le impostazioni, se mi serve il dock basta andare sotto con la freccia e lui ricompare. Quando io vado via con la freccia lui scompare e lo schermo rimane tutto pulito e ordinato come piace a noi. Quinto consiglio per personalizzare il vostro Mac sono i colori dei dettagli. Per farlo anche qui andiamo in impostazioni di sistema, clicchiamo sulla voce aspetto, io c'ero già, e qui troverete colore dettagli. Scegliete quello che preferite e vedrete già che cambia colore, vedete viola, rosa, rosso, eccetera. Avendo utilizzato già molti colori, io penso che lo lascerò grigio questa volta. Tenete presente che modificando questi colori modificherete anche, ad esempio, su Safari, questa barra qui in alto. Se ad esempio metto il rosa, questa barra diventerà rosa. Se invece metto viola, questa barra diventerà viola, eccetera. Quindi scegliete anche qui il colore che più vi piace. Amici, manca un'ultima cosa fondamentale. Abbiamo personalizzato lo sfondo, le cartelle, vi ho fatto vedere un po' di trucchetti su come personalizzare ulteriormente il vostro Mac, ma non vi ho fatto vedere come personalizzare lo screensaver, ovvero la parte che mi piace di più di un computer. Parlo personalmente ovviamente, fatemi sapere se anche per voi è così. Quindi in questo momento quando il mio computer si blocca c'è lo screensaver originale di default di Apple, ma io lo voglio cambiare, quindi ora vi faccio vedere un paio di siti dove trovarne alcuni molto carini ma soprattutto gratuiti, ve li faccio vedere. Partiamo subito con il primo sito, quindi apro Safari e cerco qua in alto Fliclo. Credo che si chiami così, Fliclo, Fliquo, Fliclo, sì, Fliclo. Non so se si pronuncia così, ma avete capito, magari ve lo scrivo, forse è meglio. Cliccate poi il primo risultato, ve lo apro grande così vedete meglio. Questo è gratuito, ci cliccate di nuovo sopra e scorrendo sotto troverete la versione sia per il Mac che per il Windows. Io ovviamente scarico la versione per il Mac che è gratuita, come vedete, 0 dollari, download e me lo sta scaricando qua in alto. Rimpicciolisco un attimo perché clicco la freccia qua in alto dove l'ho scaricato e lo trascino sullo schermo. Chiudo qui. Per installarlo in realtà anche questo è semplicissimo, cliccate due volte e qua sopra dove c'è scritto Fliquo Saver cliccate sempre due volte
e cliccate su installa. Aspettate un pochino, a volte ci mette qualche minuto, e dovreste trovarlo qui sotto. Eccolo qui, già pronto. Lo troverete appunto sempre nelle impostazioni sulla voce salva schermo. Lo selezionate e voilà, è fatto. Faccio vedere l'anteprima cliccando qua su anteprima ed ecco qua, guardate che risultato, mi piace tantissimo. Questo è veramente lo screensaver più aesthetic secondo me che abbiano mai realizzato. Se però questo non vi piace, vi faccio vedere un altro sito molto carino da cui di solito prendo gli sfondi. Questi sono un po' più colorati, cercate sempre su Safari o su Google Grid Fiti. Scusate raga, oggi con i nomi sono pessima. Non so pronunciarli perché sono impronunciabili, letteralmente. Comunque il sito è questo qui, Via Pro Grande, ve lo scrivo anche qua sopra nel video. Da questo risultato andate direttamente a Aura Clock Screensaver, lo cliccate. Questo di solito li vende, quindi a volte sono a pagamento, ma questo che vi faccio vedere è totalmente gratuito. Per averli tutti ovviamente si paga, ma per averne solo uno è gratuito. Per scaricare quello gratuito dovete cliccare qui sopra, Get Aura Free. Mac OS. Ci clicchiamo sopra e qui vi si aprirà il prodotto. Vi chiede di aggiungerlo al carrello, ma come vedete è gratuito, quindi aggiungo al carrello e qui procediamo al checkout. Non vi preoccupate perché è sempre gratuito, costa 0 euro, 0 dollari. Qui vi chiederà di inserire solo i vostri dati, la vostra email, perché è proprio nella mail che vi arriverà lo screensaver scaricato. Ok, lo copro banalmente con la manina, ma ho messo email, mio indirizzo di casa, ma solo per avere diciamo una ricevuta, e cliccare su continua al pagamento. Ed eccolo qua, l'ho acquistato. A 0 euro, vi ripeto, è gratuito. Ora, dove si trova questo screensaver? Si trova nelle vostre email. Eccolo qui, ho aperto la mail così vi faccio vedere come scaricarlo. C'è proprio scritto accedi per avere il download, quindi lo clicchiamo. Ed eccolo qui, il nostro screensaver. Lo clicchiamo di nuovo e ci dirà di scaricarlo. Quindi consentiamo lo scaricamento, freccetta in alto e lo portiamo sul nostro desktop. Ok, lo abbiamo scaricato. Clicco due volte il file zip, si aprirà questa cartella. Clicchiamo due volte, cliccate sempre su Saver. Ed ecco qua, già vi chiede di installarlo. Cliccate su Installa e già lo vedete qui sotto. Installato, fatto. Anche questo è molto carino. Se lo selezionate, vi faccio vedere come viene fuori. Cliccate su Anteprima e voilà. Questo e l'altro orario sono i miei preferiti. Fatemi sapere nei commenti se li scaricherete, se vi piacciono e se vi ossessionano anche a voi. È troppo bello. Molto bene amici, spero che il video vi sia piaciuto. Magari fatemelo sapere con un commento qui sotto. Io ho cercato di mostrarvi i miei migliori consigli e trucchetti per personalizzare il Mac. Sempre in modo super aesthetic. Ormai lo sapete, sono fissata. Lo so, perdonatemi, accettatemi così. Grazie. Se avete domande, dubbi o volete altri tutorial nello specifico, lasciatemi sempre un commento qui sotto, così vedrò di realizzare altri video a riguardo. Se vi va iscrivetevi al canale, io come sempre vi aspetto anche su Instagram che lì sono più attiva. Mentre noi qui su YouTube ci vediamo nel prossimo video. A presto!